Anche per la primavera dell'Inter, la stagione 2014-2015 ha avuto inizio fra certezze e novità. Sabato 19 luglio, infatti, i giovani nerazzurri si sono ritrovati al centro sportivo Giacinto Facchetti, per la prima volta agli ordini di Stefano Vecchi, nuovo allenatore della primavera, con un passato da calciatore proprio nelle file dell'Inter, e che nell'ultima stagione ha guidato il Carpi fino a un'ottima posizione nel campionato di Serie B, prima della inspiegabile scelta della società biancorossa di cambiare guida tecnica. A lui, l'Inter ha affidato una rosa composta da alcuni fra i protagonisti della vittoria dello scorso campionato allievi nazionali e della Supercoppa di categoria, come i portieri Radu e Di Gregorio, i difensori Di Marco, Popa e Della Giovanna, il centrocampista De Micheli e gli attaccanti Appia e Delgado. Assieme a loro, i confermati Costa, Crosato, Yao, Pinton, Dabò, Gaiola, Camara e Baldini. Faranno parte del gruppo anche quei calciatori che sono stati convocati da Walter Mazzarri per il ritiro a Pinzolo della prima squadra. 23 compagni, infatti, si metteranno a disposizione di Mister Vecchi a partire da mercoledì 23 luglio, quando la squadra inizierà la seconda fase di preparazione in Trentino, a Fiera di Primiero. Nella località dolomitica, l'Inter trascorrerà 11 giorni fra doppie sedute di allenamento e alcune partite amichevoli. Sabato 26 luglio, infatti, è prevista la sfida contro il Trentino Team, presso il centro sportivo di Mezzano, stessa sede che ospiterà, martedì 29, la partita contro la Union Ripala Fenadora, società bellunese militante nel campionato eccellenza. In chiusura di ritiro, sabato 2 agosto, i giovani nerazzurri disputeranno la Trentino Cup, un triangolare contro i parità di Napoli e della Sverona, due match che permetteranno di tirare le prime somme della preparazione in vista del ritorno a Milano e dell'inizio del campionato. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...